Ehi la ciurma, io sono Mazzo Tessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mind Test Ita, seconda stagione. È cambiato qualcosina dallo scorso episodio, ma niente di che. Ho aggiunto una fornace, solita crafting che sapete tutti. Ho aggiunto degli alberi là con i sapling che avevo raccolto la scorsa volta. E sono andato ad esplorare una piccola caverna qua sotto, che era proprio vicino a casa, giusto per trovare un po' di coal in modo da farmi le torce. Appunto, non andare completamente a vuoto. Ho trovato anche il lead, che è questo minerale qua. E da quanto ho visto, non ho trovato alcun utilizzo per questo minerale. Nel senso che se vado qua sul lingotto viene utilizzato per fare il blocco viene utilizzato per fare lingotti, la dust viene utilizzata per fare lingotto e questo viene utilizzato solo per fare lingotto. Quindi non ho trovato nessun utilizzo a tutto ciò. Però boh, ho esplorato qua e dopo un bel po' di giri, va su, giù, eccetera, eccetera, ho scoperto che la caverna in questione semplicemente sbucava qua dietro. Quindi appena dall'altro lato della casetta dove c'era una piccola voragine, beh, non è neanche troppo piccola, che deve essere da queste parti, adesso non la vedo più perché è leggermente nascosta, ma di notte prima la vedevo perché. Ah, ecco, forse qua. Forse qua questo buco. No, no, boh, però. Ah, eccola là. Ecco qua. Sì. Perfetto, sbucava di qua. Infatti, come vedete, ho fatto un po' dei piccoli ponteggi per risalire su e boh. Oltre al carbone ho trovato qualche pezzo di ferro. Ah, scusate, questi due li devo buttare perché c'era una cosa che non funzionava e poi ho scoperto che per sbaglio avevo dimenticato di attivare la More Ores e quindi niente, risolto. E mi sono givato quei due pezzi di copper per vedere se funzionava. Niente, un po' di sandstone, un po' di ferro che però non andrò a cuocere subito, ma direi che possiamo ripartire dritti filati per l'esplorazione cavernosa. Mi sono appunto leggermente equipaggiato con un po' di coal perché, come potete sapere, è assolutamente indispensabile. Direi che possiamo partire da qua sotto dove sono sceso prima perché la parte è già più bassa e ci evita di scavare. Poi magari quando sono da solo scaverò un po' per agevolarmi il percorso, ma per ora direi che possiamo benissimo prendere qua e scendere giù allegramente. Sarà forse poco movimentato come video, ma naturalmente i primi episodi sono un po' di sistemazione, insomma. Abbiamo da ricrearci un po' le strutture che avevamo prima, prendere un po' di materiali e tornare ad avere una situazione stabile come risorse. Adesso, appunto, le prime risorse che ci servono sono i minerali in assoluto per poter fare i macchinari indispensabili che sono appunto un circuito elettrico di base con un fuel fired generator, low voltage generator, suppongo che sia la prima cosa che farò, insieme a un battery box, quindi avremo bisogno di copper, di zinco, di tin, di ferro in gran quantità, che tra l'altro servirà anche per le piantagioni, per avere un secchio da trasportare l'acqua. Per fortuna stiamo trovando un po' di ferro e avremo bisogno anche di oro, mi pare, diamanti per il grinder che ci serve appunto per moltiplicare i nostri minerali e quindi per risparmiare tempo e risorse. E quindi ci sarà da scendere un po'. Poi per il mithril credo che non sia indispensabile ora come ora, ci servirà poi in un prossimo futuro. Per il fatto che senza di quello non possiamo fare tante cose, tra cui il mining laser e il mining drill che ci serviranno tantissimo. Più che il mining laser, il mining drill, perché il mining laser l'ho usato davvero pochissimo la scorsa stagione. Siamo già di nuovo in una voragine enorme, vorrei cercare di non cadere, possibilmente. Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa di là del tipo così, ottimo. Vediamo
Dove siamo finiti? Cosa c'è qua sotto? Non si vede nulla, è molto profondo. Il che può essere interessante perché ci risparmia molto da scavare. Allora io toglierei questo e inizierei a scendere di qua. No. Me lo sono richiuso, furbo che sono. E allora andrei a scendere da questo lato qua. Qua, perfetto. Qua, perfetto. Ma non si vede un Kaiser. Quello potevo evitarmelo. Ci conviene avvicinarci alla parete. Qua. Ok. Mettiamoci una torcia che non si veda un fico secco di niente. Ah, siamo quasi giù. Ottimo. 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 Ok, prendiamo anche sto carbone perché ora come ora ci serve tantissimo il carbone. Poi ne avremo in eccedenza più avanti. Ma ora ci serve soprattutto perché dovremo spammare un po' di torce in giro anche nella nostra abitazione. Ne ho messo un po' come potete vedere prima, ma avremo bisogno di un numero discreto di carbone, quindi iniziamo a prenderlo già adesso, così ci risparmieremo dopo la fatica di andare a cercarne. Allora, qua sotto vedo del lead che sembra assolutamente inutile, questo è del copper, e questo serve assolutamente tanto, sia per i cavi che per tutto il resto. Copper lamp, sì. Adesso sarebbe da vedere un attimo. Beh, coal un po' ne ho. Vediamo quanto ne ho preso. 28 pezzi per ora bastano. Se per caso dopo avrò bisogno di torce. Della terra. Interessante che ci sia dell'aggiunta di terra. Nelle scorse map gem mi pare che non ci fosse terra nel sottosuolo. A differenza di quanto succede in Minecraft. Non so se quello sia un errore. Ma aspettate, meglio non allontanarsi troppo. Raccogliamo quello che c'è là prima di illuminare tutto, che tanto non siamo in Minecraft e non ci sono dei mob ostili che ci picchieranno perché la mod creators appunto alla fine ho scelto di non metterla, come dicevo nello scorso video, perché mi ha creato più problemi che altro quella partita che avevo provato a fare. Quindi là ho preso tutto il copper, sì, mi pareva di averne visto da queste parti, ecco qua. Meglio non lasciarcelo sfuggire perché a più alte profondità non si trova il copper, quindi meglio prenderne in abbondanza adesso. Là c'è del ferro che mi era sfuggito prima. E il ferro anche serve in gran quantità, anche perché solo per il machine casing, che serve per praticamente ogni macchinario, servono 8 pezzi di ferro. E quindi ora che non abbiamo ancora il grinder, vuol dire 8 blocchi proprio di ferro. Allora, carbone ora non ne prendiamo tanto. Ho visto della luce là sotto. No, è un blocco di sandstone così da solo. Quello è sempre del lead, del copper, perfetto. Qua dell'altro copper. Vediamo se si trova qualcos'altro di qua. No. Ah, poi un altro oggetto che dovremmo andare poi a fare è il prospector che si rivela poi molto utile dopo un certo punto. Facciamone anche 8. Tanto finiscono subito, soprattutto in spazi così ampi. Allora. Tra l'altro apprezzo molto il fatto che la generazione delle miniere è molto più, cioè delle caverne. È molto più interessante di quanto non fosse nella scorsa map gen dello scorso mondo. Perché nello scorso mondo ci era capitato raramente di trovare delle grotte così interessanti. E più che altro a profondità più alte. Ecco, a così basse profondità no. Qua c'è dell'altro ferro, ottimo. Del ferro e del farro. Qua c'è qualcosa? Nah, niente di niente. Poi magari mi sfuggirà qualche blocco sul soffitto come capi mi capita spesso. Ma al momento sembra di no. Qua vedo qualcosa. No, è semplicemente del lead. Qua c'è un altro piano superiore. Non si vede un Kaiser. Temo di perdermi. Qua. No, ma là ci sono le altre mie torce. Del ferro, ottimo. Credo che avrò bisogno presto di altro carbone. Altre torce, allora facciamoci un po' più di torce sto giro.
The fuck? Un rampicante qua sotto. Posso prenderlo? No, suppongo di aver bisogno tipo delle forbici. Mi pare che... Shear. Sì, esatto. Avrei bisogno di un po' di forbici per cogliere quel... questo tipo di piante, un po' come in Minecraft. È un'aggiunta della mod di Vanessa e Plant Life. E... un'aggiunta carina, secondo me. Perché aggiunge quegli oggetti in più... che danno un tocco estetico. Poi quelli non sono neanche scomodi, anzi, i rampicanti possono essere comodi per arrampicarsi da qualche parte senza mettere le solite scale, che esteticamente sono abbastanza bruttine di solito. Ma già che ci stiamo, raccogliamo un po' di... del ferro, là, che non avevo visto prima. Intendevo questo ferro. Poi sicuramente mi sarà sfuggito qualcosa in giro, ma... capita sempre. Allora, però è particolare che ci fossero delle liane così, liane o quello che fossero, quei rampicanti sottoterra. Ora, per evitare di perdermi, continuerei da dove sono sceso. Quindi in questa direzione. Tanto là abbiamo esplorato per bene, avremo bisogno poi di scendere di più perché F5 siamo solo a meno 39, che è un niente rispetto a quello che è necessario per la maggior parte dei minerali interessanti, tipo i diamanti e via dicendo. I diamanti non mi ricordo esattamente, ma almeno a meno 100 sì. Il mithril mi ricordo è a meno 600, quindi ci sarà tantissimo prima di arrivare là. Il solito scava, 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 scava fino a che non ti rompi di scavare. Allora, mi è sembrato di vedere un gatto. No, del ferro, ottimo. Un altro po', ottimo. Solitamente è raro trovarne un blocco solo, quindi è sempre meglio guardare bene. Allora, sì, per fortuna ho... legno in abbondanza, perché ne avevo raccolto un po' nello scorso episodio, se vi ricordate, quando avevamo cercato i sapling. E allora facciamoci anche due Picon Hauser, così siamo tranquilli per un po' di tempo in più. Perché questi poi di pietra finiscono abbastanza in fretta, e quindi... altro ferro. Altro ferro, ottimo. Altro là dietro, mi sembra. Esatto. Buono, buono, iniziamo già ad avere un po' di... controlliamo bene, infatti ce n'era altro. Ottimo, ottimo, una buona mini e una buona vena questa qua di minerale. Esaurita adesso, però ci ha dato tipo almeno 8 unità di ferro, che non sono male. Grindate sarebbero 16, ma al momento non possiamo permetterci ancora il grinder, abbiamo bisogno di trovare altri minerali. Beh, comunque con quello ci saremmo fatti un... un machine casing. Allora, siamo a meno 53 ancora, quindi ce n'è parecchio ancora da scendere, ma tanto non lo farò tutto on camera. Cioè, probabilmente magari scaveremo un po' insieme, poi forse taglierò qualche pezzo, forse... forse l'ultima parte la farò poi off camera, come ho raccolto il carbone off camera, giusto per non annoiare troppo, perché poi questo continuare all'infinito, scendere, è abbastanza noiosetto, perché non succede niente, niente, ci sarebbe roccia intorno, oddio, abbiamo trovato del copper. È la cosa più fantastica che mi sia mai successa. E adesso niente, continueremo a scavare. Oh, che cosa fantastica! Abbiamo trovato dell'altro copper. Fantastico. Siamo proprio. Stiamo andando alla grande. Proprio uno spettacolo. Poi magari ti fai altri 2-3 piani prima di trovare qualche altro minerale. Mi sono trovato spiazzato dal fatto di non avere le torce là appena a sinistra, perché
avevo il doppio piccone e non l'ho spostato. Allora, del ferro, ottimo. Vorrei anche dare un'occhiata a quanto ferro abbiamo ora. Quanto ferro abbiamo? 32 unità, che ottimo. Credo che per i primi macchinari ci basterà questo ferro, ma è sempre bene prenderne in abbondanza di ferro. Perché serve tantissimo, anche più del carbone. È in pratica indispensabile. Ah, iniziamo a trovare del marmo. È marmo, no? Non è granito, marmo. E il granito è quello più scuro. La prima parte è con il marmo, poi dopo un po' dal meno 100 in poi forse c'è il granito, tra meno 100 e meno 120 se non ricordo male, ma potrei dire una cavolata assurda, quindi non state troppo ad ascoltarmi perché alla fin fine queste cose me le dimentico abbastanza facilmente. Tranne il fatto che da meno 600 in poi c'è il Mithril, perché quello come fai a dimenticartelo? Devi fare 600 piani per scendere giù, quindi uno se lo ricorda abbastanza facilmente. Prendiamo questo carbone, giù che ci siamo, visto che stiamo consumando un po' di torce. Ma anche questo, dai, con un'unità di carbone in più non fa mai male, dato che tanto avremo da alimentarne il generatore all'inizio, finché non avremo abbastanza minerali per fare quelli solari o magari quelli geothermal. Sì, credo che questa serie magari la farò più sui geothermal. L'altra alla fine era diventata molto sui geothermal dopo un attimo, quando avevo iniziato a fare le cose più avanzate, i geothermal su grande scala sono più comodi, perché costano meno, sono più facili da craftare e tutto. Del ferro, ottimo. C'è del ferro anche là sotto. Ce n'è altro, no? Mettiamo un po' di cobblestone giusto per non romperci i piedi. Ok. Guarda che non è come Antarned che ti rompi le gambe quando cadi troppo, però. Boh. Niente. Detto questo, ci vediamo tra un attimo quando troverò qualcosa di più interessante che non della semplice gravel che ho trovato qua, che in realtà potrebbe servire, però non sto a raccoglierla adesso. Ricordiamoci poi magari che c'è della gravel qua sotto, ma una volta che avremo il grinder non sarà un gran problema, poi se ne troverà in abbondanza più in là, quindi ci vediamo magari tra un attimo quando avrò trovato il necessario. Ciao ciao! Ehi, la ciurma! Il nuovo mese! Abbiamo trovato il nuovo mese! Guardate che bello! È una texture bellissima! Mi piace un sacco! E quindi adesso non possiamo più continuare con quello di pietra, dovremo fare una piccola fornace. Farci un dei lingotauser di ferro e raccogliere il nostro mele. Ci vediamo più avanti. Ciurma, sono appena tornato su dopo un quintale di blocchi scavati. Contate che ho lasciato giù 4 stack di cobblestone e non ho preso tutto quello che ho trovato. Sono arrivato a meno 600 finalmente. Questo è il bottino. Totale, dopo un po' mi sono fermato di prendere copper e tin, anche di carbone perché ne avevo un sacco, anche di ferro ne ho abbastanza. Oro ne ho preso 16, ho preso anche un po' di zinco, argento, per fortuna ne ho trovato un po' perché ci servirà per le ceste avanzate. E mese parecchio, davvero parecchio. Stavo guardando per come fare le bag, che sono gli zainetti, quelli che permettono di espandere in questa zona qua l'inventario, che sono molto molto utili soprattutto quando si deve scavare per tanto tempo. Ma ho scoperto che adesso si fanno con la lana, con la lana e il cotone, di conseguenza avrò bisogno di farmare molto 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 cotone prima di poterlo fare, perché ho bisogno di 6 di queste per fare, ah no, solo 2 più ormai. Ah beh, perfetto. Beh, adesso è meglio. Beh, quindi sono 2 per fare questa e 2 per 2 4, quindi 4 per fare questa. 4x4 16, perché ci sono 4 zaini possibili, e 16x6, quindi 60, uno stack di lana più o meno mi servirà, che ci vorrà tantissimo per farmare uno stack di lana, ma ci penseremo, non è una cosa urgentissima. Niente, detto questo, credo che il prossimo video faremo un po' di macchinario, più che altro l'ho fatto già nella prima serie, quindi magari li crafterò già adesso, ma vi farò vedere nel prossimo video come li ho posizionati e magari costruiremo più che altro la nostra base, fatta un pochettino meglio.
con un po' di... anche se adesso non è indispensabile farla meglio, però direi che mi conviene più di tutto iniziare prima con la struttura e poi piazzare i macchinari, in modo da avere già la struttura e non dover poi pensare in un secondo momento a oh, devo spostare tutti i macchinari che odio. Quindi magari farò una zona un pochettino più distaccata per fare i macchinari base proprio, come dicevo prima, il generatore, il battery box e il grinder. Per permettermi appunto di fare di sminuzzare i materiali e una fornace elettrica se fosse possibile. Adesso vediamo, farò quello e boh, e mi fermerò giusto quelle, li metto magari un po' lontani, poi dopo il prossimo video penseremo a come costruire la casa. Se avete delle indicazioni, dei consigli, suggeritemi pure. La mia idea di base ora come ora sarebbe di fare un qualcosa di circolare, visto che lo scorso episodio, lo scorsa stagione era rettangolare. Qualcosa di circolare mi piacerebbe abbastanza in questa zona qua, che comunque, ops, non ho più l'F9, in questa zona qua sovrastante magari abbasso tutto di un piano in modo da avere più spazio su cui estenderla. E boh, di forma circolare, molto 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 circolare. Boh, se avete consigli fatemelo pure sapere entro, cioè il prima possibile, perché solitamente registro questi video pochi giorni dopo aver caricato il precedente. Io vi saluto, vi invito a lasciare mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. La mia pagina Facebook è in descrizione. Noi ci vediamo la prossima settimana con Mindtest o il resto della settimana con Magic e Spore. Ciao a tutti!